Ciao, se non mi conoscete, io sono American Coffee Travel e ho viaggiato da sola in Giappone dal 30 di agosto al 9 di novembre del 2023. Questa non era la mia prima volta in viaggio in Giappone e ci ho vissuto in passato. Oggi vi porto un po' a vedere alcuni dei posti dove ho alloggiato durante questo viaggio lunghissimo in giro per il paese. Ragazzi, sono in Hakodate e questa dietro di me è la pensione dove starò stanotte. Una cosa un po' strana e particolare, un posto abbastanza vecchio. Questo è uno degli unici due posti dove ho la stanza singola, bagno condiviso, ma ho la stanza quindi privata e non condivisa. Questo sarà il primo e poi ce ne sarà un altro. Questo posto si chiama Papiteo, che vuol dire coda di cucciolo. In tutti i piccoli hotel, ryokan, ma anche ostelli e in alcuni hotel dovete togliervi le scarpe all'entrata, quindi assicuratevi di avere sempre calzini puliti e scarpe non puzzolenti. Benvenuti nella mia stanza privata, ragazzi. Ho appena aperto un po' la finestra perché c'è un po' d'odore di chiuso e muffa e vecchio, penso che anche un po' l'odore misto con il tatami. Ma la cosa bellissima è che sa che a quanto pare il vecchietto alla reception sa che vado in bagno un sacco e mi sveglio tutte le notti perché mi ha messo proprio di fronte al bagno. Mi ha visto e ha detto: questa qua va in bagno un sacco, quindi mettiamola lì. Quindi questa è la mia piccola stanzettina, frigorifero, TV, come vedete tutto è un po' misto tra tipo anni 80-90 tradizionale, quindi sono contentissima di questo posto. Ah, non lo sapevo, guardate che bello la salvietta, ma mi hanno dato anche lo yukata, non è carinissimo? Whee! Super cool. Lo yukata mi va benissimo perché devo lavare tutti i vestiti oggi, quindi non ho niente, quasi niente praticamente da mettermi, quindi potrò utilizzare quello. C'è il bagno tradizionale giapponese che il nonnino mi ha detto che lo posso utilizzare 24 ore su 24, quindi mi hanno dato anche le salviette, non mi aspettavo questo, ma ho anche il mio piccolo box delle amenities, con un sacco di amenities qui, e anche la spugna che... Quindi sono contentissima, tè gratuito e questo quanto, ogni stanza ha anche il blow dryer, incredibile. Cosa magnificissima! Alla fine del soggiorno mi è stato dato questo sacchettino con all'interno degli snack appunto tradizionali giapponesi come regalino. Ragazzi, sono nell'ostello più bello di tutti, è una scuola convertita, è magnifico e sono l'unica cliente stanotte. Guardate, questo posto è magnifico, la vedete la scuola? Lo staff era gentilissimo, ci sono le docce, c'è una cucina grandissima, attrezzatissima. Questo posto veramente sono contentissima di averlo scelto, ragazzi. Benvenuti nel mio ostello. Questo posto non è pulito, ok? Di più, questa è la mia doccia, sono solo io, devi prendere le chiavi, quindi io ho le chiavi e sono l'unica che è qui in tutto appunto l'ostello. L'ostello è all'interno di una scuola ed è una zona comunale, quindi ci sono palestre, corsi, altre attività, ci sono un sacco di persone qua in giro, non c'è solo l'ostello è al terzo piano appunto di questa scuola che è stata adibita a spazio comune. È veramente molto molto interessante come location e come concetto. Ma guardate, non è la cucina magnifica? Guardate questa cucina gigante, tutta per me. Non ho preso molto in verità da cucinare oggi, tofu, natto, insalata, ma abbiamo il riso gratis, adesso lo cucino. Vi faccio vedere. Il riso viene dal proprietario, dal suo campo proprio, e quindi guardatelo qui, ciao ciao.
E stanotte ho il dormitorio da quattro tutto per me. È successo abbastanza durante questo viaggio, quando appunto non ero nelle grandi città e grandi zone turistiche. Qui siamo nella località di Gokayama, vicino al famosissimo villaggio di Shirakawa-go, e appunto non c'era quasi nessuno in questo ostello. Il proprietario è stato gentilissimo e mi è venuto a prendere alla fermata dell'autobus, che è appunto 30 minuti di camminata appunto da questo posto. Buongiorno dal mio terzo giorno in macchina, e questa è la mia macchina che vedete parcheggiata lì. Dormire nelle macchine mi ha regalato la felicità più bella di tutte, ragazzi. Ho visto dei tramonti e dei sorgere del sole magnifico. Mi è piaciuto un sacco la libertà che ho avuto e di poter dormire appunto nelle zone di sosta gratuite in giro per il Giappone. È stata un'esperienza magnifica che rifarei assolutamente e consiglio a tutti da fare, soprattutto se viaggiate solo, perché non spendete soldi extra, potete semplicemente dormire nel retro della vostra macchina. Durante questo viaggio pazzesco in giro per il Giappone, il massimo che sono stata è stato in questo ostello a Matsuyama, dove sono stata per 3 notti. Ho quasi sempre cambiato appunto il mio alloggio ogni notte. Ho cambiato più di 20 ostelli durante questo viaggio e ho anche fatto questa esperienza straordinaria dove ho dormito nei traghetti notturni 2 volte. Il biglietto di seconda classe nei traghetti giapponesi non include la cabina, ma ci sono queste aree comuni dove vi daranno il numerino del vostro posto assegnato e potete appunto dormire sul pavimento. Alcuni traghetti vi danno la coperta, in altri invece dovrete pagare la coperta, ma io ho viaggiato con il sacco a pelo. Sono le 8 del mattino e sono appena uscita dal mio posto dove ho dormito, ta-tan! E mi hanno dato pure un discount da 100 yen perché torno venerdì e quindi lo userò. I migliori amici del backpacking in Giappone sono gli internet caffè. Ne ho visitati più di 10 durante questo viaggio. Potete prendere semplicemente il pass notturno che vi fa risparmiare un sacco di soldi e non dovete appunto avere il problema di stare troppe ore. Potete anche semplicemente starci 2, 3, 4 ore, quanto volete. Hanno bibite gratuite, alcuni vi danno anche degli piccoli snack come pane o zuppe, e sono veramente i vostri migliori amici per questo viaggio. Ho dormito anche su ostelli situati in isole piccoline del Giappone. Per questo ostello in particolare, nell'isola di Rebun, ho dovuto chiamare la linea telefonica fissa per poterlo prenotare in lingua giapponese. Continuate a seguirmi, caffè e cappuccini da American Coffee Travel. Ciao ciao!